Ed ora il metto. È un autunno caldo, caldissimo, l'avete sentito, si va verso una domenica da record con temperature che arriveranno a oltre 30 gradi. Nella giornata di ieri, l'Agenzia Regionale per l'Ambiente ha diffuso i dati di sintesi climatici del mese di settembre. Si sono registrate temperature record, seconde negli ultimi 30 anni, sono a quelle del caldissimo 2011. I primi giorni di ottobre confermano un trend anomalo con colonnine di mercurio più adatte al ferragosto piuttosto che all'inizio di ottobre. Pensate che domenica si potrebbero avvicinare e forse anche superare i 30 gradi sulle zone pianeggianti. Il valore record per il Vicentino è di 30,1, misurato nel 2011, il 2 di ottobre. Detto che le rilevazioni di ARPAV mettono in luce anche la mancanza di circa il 50% delle precipitazioni, va anche ricordato che le carte meteo in questi giorni non indicano alcuna inversione di tendenza nemmeno nel corso della prossima settimana. Eppure, prima o poi le perturbazioni arriveranno e troveranno le acque del Mediterraneo surriscaldate, con conseguenze che possono solo essere ipotizzate in base all'esperienza del recente passato. Un mare che nel proseguo dell'autunno ospiterà i primi impulsi perturbati, tipicamente autunnali, che potrebbero quindi risultare rinforzati e produttivi di fenomeni atmosferici di forte intensità. Non è lontano il ricordo della tempesta vaia del 2018.